Jannik Sinner, protagonista di una delle rivalità più avvincenti del tennis contemporaneo, ha ceduto il trono di Pechino a Carlos Alcaraz, dopo una finale mozzafiato che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Tuttavia, anche in una giornata difficile come quella, il giovane campione italiano ha trovato subito conforto grazie alla sua fidanzata, la talentuosa tennista russa Anna Kalinskaya, numero 14 del mondo. La loro storia d'amore, oltre a far battere i cuori dei fan del tennis, è diventata uno degli argomenti più discussi del gossip sportivo recente. Presenti a bordo campo, i due hanno regalato momenti di tenerezza che hanno scaldato gli spettatori, dimostrando come l'amore possa offrire forza e conforto anche nei giorni più difficili. Durante la premiazione, la scena più toccante è stata quella in cui Anna ha abbracciato e baciato Sinner, offrendogli un supporto immediato dopo la dura battaglia sul campo. La loro relazione, iniziata solo pochi mesi fa, si è rafforzata sempre più, diventando una fonte di energia positiva per entrambi. Questo legame speciale ha catturato l'attenzione dei media e ha già fatto il giro del web, trasformandosi in una delle notizie virali più condivise. È chiaro che Jannik e Anna siano destinati a diventare una delle coppie più amate non solo dagli appassionati di tennis, ma anche dagli amanti delle notizie di attualità sportive. La finale contro Carlos Alcaraz, uno degli avversari più temuti del circuito, è stata dura e combattuta. Sinner ha lottato con tutto se stesso, dimostrando perché è considerato uno dei giocatori più completi del panorama tennistico. Ma nonostante la sconfitta in tre set, il tennista italiano ha mostrato grande classe e umiltà, ricevendo anche i complimenti dello stesso Alcaraz. Quest'ultimo, dopo il match, ha sottolineato il grande rispetto che nutre per Sinner, non solo come avversario sul campo, ma anche come persona, elogiandone la forza mentale e fisica. Ma il vero momento di svolta emotiva è avvenuto fuori dal campo. Anna Kalinskaya, presente sugli spalti per sostenere il suo compagno, non ha mai smesso di fargli sentire la propria vicinanza. È stato il bacio affettuoso tra i due, immortalato dalle telecamere, a dimostrare quanto il loro legame sia speciale. Jannik, che già in precedenza aveva mostrato questo lato più dolce della sua personalità con un bacio a sorpresa agli US Open, ha confermato quanto Anna sia importante nella sua vita. Questo gesto, che ha subito fatto il giro del mondo, diventando una delle notizie virali della giornata, ha reso evidente quanto l'amore possa essere un fattore decisivo nella vita di un atleta. In una recente intervista alla CCC TV, Sinner ha rivelato come la loro relazione sia un pilastro di serenità nella sua carriera. Nonostante entrambi vivano l'intensità del circuito, cercano sempre di darsi forza e di supportarsi a vicenda. Non ci aiutiamo direttamente nel lavoro, ma il sostegno morale che ci diamo è fondamentale, ha affermato Sinner. Questo equilibrio tra amore e professione sembra aver trovato una perfetta armonia, rendendo il duo Sinner-Kalinskaya una delle coppie più affascinanti e amate del tennis e del gossip sportivo internazionale. E tu, cosa pensi di questa straordinaria storia d'amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya? Credete che il loro legame possa essere un vantaggio per entrambi nelle rispettive carriere? O pensate che possa distrarli dalle loro sfide professionali? Facci sapere nei commenti, siamo curiosi di leggere la tua opinione. Se ti è piaciuto questo video e vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime notizie di attualità, non dimenticare di iscriverti al nostro canale. A mio parere, la relazione tra Jannik e Anna non solo è una delle più belle del panorama sportivo, ma rappresenta un esempio positivo di come due atleti possano trovare un equilibrio tra carriera e vita privata. Entrambi sono giovani, talentuosi e ambiziosi, ma ciò che rende speciale il loro legame è il rispetto e la comprensione reciproca che dimostrano l'uno per l'altra. In un mondo così competitivo come quello del tennis, avere una persona al proprio fianco
che ti capisce e ti sostiene nei momenti difficili, può fare davvero la differenza. La scena del loro bacio, sia agli US Open che a Pechino, è un segno di come la loro relazione vada oltre la semplice coppia sportiva. È un esempio di amore sincero e di rispetto profondo. Non dimenticare di lasciare un commento con la tua opinione e di iscriverti al nostro canale per non perderti altri momenti emozionanti come questo.